Allora ragazzi, mi sono seduto perché devo raccontarvi cosa è successo. Praticamente ho ricevuto la visita nel mio studio qui, nel mio ufficio, di due ispettori della Procura Federale. Ebbene sì. Sono stati molto gentili, devo dire, si sono accomodati, abbiamo parlato del più e del meno, mi hanno chiesto da dove io nei miei TG prendo le notizie. Proprio la domanda è stata, ma scusa, abbiamo visto i tuoi TG bianconeri, ma da dove prendi queste notizie? E io ho detto, guarda, mi dispiace però, sai, noi non possiamo dire la fonte. La legge ci tutela su questo, no? Quindi non possiamo dire la fonte. Comunque, loro abbiamo chiacchierato un poco, gli ho detto anche altre cose oltre a quelle che dico a voi, altre cose che non posso dire perché altrimenti succederebbe un casino sull'Inter. E niente, torneranno. Ormai sta nascendo una bella amicizia fra me e gli ispettori della Procura Federale e torneranno, parleremo di altro, ma io di certo non potevo dire le fonti mie e dei miei super giornalisti juventini, ma che parlano solo di Inter. E quindi ragazzi, è stata una bella sorpresa, vuol dire che stanno iniziando ad ascoltarmi, vuol dire che le mie notizie stanno arrivando lontano e vedrete che tutto quel marciume uscirà. Ora io dico, no? Una cosa. No? Ma voi davvero, voi juventini, davvero ci avete creduto quando ho detto questa cosa? No, ditemi, perché sennò io davvero, cioè nel senso, scherzo, no? Quando vi chiamo in un certo modo così. Però poi, alla fine, se davvero ci avete creduto, cioè, anzi, mo mi rivolgo ai miei interisti. Amici miei, ma se io no, avessi fatto un video del genere, vi sareste messi a ridere e poi tolto l'iscrizione al canale? No, prima la bella risata, questo è proprio scemo. E poi, e togliete l'iscrizione, no? Oppure, caspita! Sono andati quelli della Procura Federale. Allora, davvero notizie bomba. Ragazzi, iscrizione al canale perché voglio gli interisti. Dovete venire, interisti bolognesi qui sul canale. Lasciamo perdere i leccesi, che quelli non lo dico neanche. Interisti e bolognesi sul mio canale, forza. E iscrizione mentre guardate il video. Allora, ragazzi, continuiamo. No, perché davvero io. C'è gente che mi ha scritto, ma come fai a dire che non è vero che gli ispettori federali siano andati nello studio di Pesicchio? Cioè, ragazzi, ma che cosa devi rispondere? Ditemi, no, mo ditemi io che cosa dovrei rispondere? Non ho neanche risposto, infatti, perché giuro, mi stavo impegnando a capire come rispondere, poi ho detto, ma va. No, capite, cioè, questo può dire quello che vuole. Alcuni dei suoi seguaci diranno che è vero, perché ormai ne ha dette così tante che questi si sono assuefatti. No, vabbè, ma io giuro, ieri quello mi ha fatto troppo morire da ridere. Poi, per esempio, no, ci sono tutti questi campioni che mi scrivono, no, sotto i video. Sì, vabbè, ma loro qualcosa la dicono, quando parliamo, no, di Peter Pan, di Matt, no? E di Topo Gigio, loro dicono, sì, vabbè, ma tu non hai argomenti, no? Loro a me. Perché loro ti dicono una cosa, tu rispondi, no? Porta le prove che non è vero. Cioè, ma davvero, cioè, io devo portare le prove che non è vero che l'Inter sta fallendo, oppure che Malotta non è un mafioso. Cioè, ditemi, no? Ditemi, ragazzi. Come si fa a rispondere a certi commenti? Come si fa a rispondere? Cioè, io dovrei portare le prove che Marotta non è un mafioso, dovrei confutare quello che dicono i vari Peter Pan, Vecchio, tutti, che
che Marotta non è un mafioso. Dovrei confutare il fatto che non stanno arrivando le manette. Questo dovrei fare. Cioè, secondo voi è facile fare una cosa del genere? Cioè, come faccio io a portare le prove? Perché poi no? Io dovrei portare le prove, dovrei argomentare, no? Beh, in testa loro io dovrei argomentare, dovrei rispondere, no? E dire no, Marotta non è un mafioso perché, e dovrei dire il perché, no? Cioè, immaginate voi, mentre loro dicono Marotta è un mafioso, punto. Cioè, loro hanno argomentato, Marotta è un mafioso, quattro parole, e hanno argomentato dicendo cosa? Dicendo che è un mafioso perché. Anche perché ha cercato o ha fatto fare, non so cosa dicono, perché poi ragazzi, io mentre parlano rido, quindi perdo pure la concentrazione, no? E perché ha fatto fare provini ai figli dei boss mafiosi. Ma guardate voi, dove. Cioè, ehi, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, guarda che è logico che poi uno non si concentra, no? A capire tutto. Uno si mette a ridere perché questi davvero sono arrivati a un limite. Tanto sanno che questi, che i loro seguaci, tutto quello che uscirà dalla loro bocca, loro se lo berranno. Perché hanno avuto le prove, hanno avuto le prove. E la prova è il fatto che questi vengono e mi scrivono. Non c'è confronto con loro perché loro ti dicono una cosa, ma tu non rispondi, ridi e basta. No, e che cosa devo fare? Dimmi, cosa devo fare? Cosa devo fare? Ditemi. Devo fare un video portando le prove che Marotta non è un mafioso. No, ditemi, no, che Marotta non ha fatto fare i provini ai figli dei boss mafiosi. Cioè, mi capite? Cioè, loro non vogliono le prove che la cosa sia vera, vogliono la prova che la cosa non sia vera. È tutto, cioè loro hanno un ragionamento tutto loro, ed è bello così perché ti fanno capire, ragazzi, che se l'Inter dovesse continuare, no, con il percorso dell'anno prossimo, scusate, dell'anno scorso, vedete, mi fanno pure, cioè, per quanto rido, mi fanno pure scemunire, si dice, questi aumenteranno ancora di più la dose, aumenteranno la loro dose quotidiana ai loro utenti, no? Perché quelli hanno bisogno di una dose. Quelli vanno avanti con le dosi, no? Ogni giorno queste dosi aumentano. Mo' immaginate, tra 2 settimane inizia il campionato. Cioè, questi vogliono essere accontentati ancora di più, non gli basterà più, proprio come il tossico, no? Serve sempre di più, non ti accontenti più di quella dose. Allora loro gli daranno una dose maggiore di notizie farlocche come loro. Ragazzi, questi sono davvero magici, sono davvero tanta roba. Cioè, averli nel canale è bello perché ti rendi conto di come stanno messi male, di come stanno messi male. E io spero che l'Inter l'anno prossimo continui la cavalcata dello scorso anno e li faccia stare ancora più male perché è un piacere vederli, sentirli e leggere i loro commenti.